Amici del tubo, benvenuti e bentornati agli amici del canale. Questa mattina siamo in Val Turà e per la precisione sopra l'abitato di Cesana Torinese. Siamo partiti dal piccolo borgo di Turè e siamo diretti alla cima del bosco. 2377 metri, da qua un'oretta e 50 ci dovremmo essere. Adesso proseguiamo e vediamo com'è il percorso da qua in avanti. Si parcheggia l'auto poco prima dell'abitato di Turè e si cammina verso il centro del paese, superato il quale si trova un cartello, un piccolo cartello con indicazione cima del bosco. Oggi la temperatura è frizzantina, ci sono circa meno 11 gradi, quindi è arrivato l'inverno, anche se a metà, perché di neve ne ha fatta veramente poca. La strada viene poi abbandonata spesso per seguire tracce su dritti per il bosco, infatti di tanto in tanto non è poi così agevole, sale anche questa. Siamo sbucati fuori dal bosco e la salita si fa davvero impegnativa. Il freddo continua a essere veramente intenso, se ci si ferma un attimo si sente parecchio. Per fortuna per il momento non c'è vento. Speriamo continui così. Sarà difficile fare dei filmati, molti filmati, perché la GoPro e le apparecchiature elettroniche stanno dando un po' di problemi. Le batterie reggono poco, ragazzi. Comincia ad aprirsi il panorama sulle vette circostanti. E comunque anche questa volta le ciaspole noi le usiamo l'anno prossimo. Stiamo salendo sulla cresta in questo momento e spettacolo. Sì, da qui è sempre più bello. Meraviglia. Là sotto c'è Sestrier, in quel punto là. Spettacolo, ragazzi. Bello, bello. Il punto qui è alquanto delicato, si deve passare sulla cresta, spero si possa passare al di sotto sulla sinistra, perché quel punto lì non mi piace. Comincia a vedersi la cima del bosco, il bivacco che spunta da lì, sì, si riesce a passare qui sulla sinistra senza andare sulla cresta, per fortuna, perché quel panettoncino lì non è bello. Che spettacolo! Dai, siamo arrivati ormai al bivacco chiesetta, cima del bosco, freddo intenso, neve dura, quindi le ciaspole non sono servite, a dire la verità neanche i ramponi servirebbero, quindi dai, ora un veloce pranzo e poi giù di corsa a scaldarci. Ragazzi, volevamo fare un volo col drone su questo panorama, su questo paesaggio fantastico, ma il freddo di oggi ha bloccato i telefoni, quindi non c'è possibilità di volare. Pazienza, abbiamo mangiato un boccone e adesso ce ne torniamo all'auto. Ci vediamo dopo per i saluti finali. E da questa distesa sconfinata di neve
noi vi salutiamo. La salita alla cima del bosco è molto facile, anche gradevole come salita, bisogna solo fare leggermente più attenzione nel tratto finale perché è abbastanza ripido e in caso di molta neve bisogna fare un po' attenzione alla situazione valanghe. Però per il resto, a parte appunto un po' di fatica alla fine, però è tranquilla, si fa ed è molto 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 bella, panoramica, quindi ve la consigliamo vivamente. Siamo prossimi al disgelo, stiamo scendendo quindi fa un po' meno freddo, anche se l'articolazione della mandibola è ancora problematica. E speriamo che questo video vi sia piaciuto, vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale e sostenerci, attivare la campanella per essere informati dell'uscita dei nuovi video che escono, ricordatelo, ogni giovedì alle 21. Noi come al solito ci vediamo la prossima settimana. Ciao!